Amici del cancro, del segno del cancro, anche per voi questo oroscopo settimanale dall'11 al 17 aprile 2022. Vediamo cosa accadrà in questa settimana. Datemi anche un po' il tempo di mescolare le carte, perché in realtà non l'ho fatto prima. Vediamo cosa accadrà per il segno del cancro dall'11 al 17 aprile 2022. Oddio, mi sono volate. Un attimo che prendo la carta. Mi volano, che è una bellezza. Devo dire che c'è una forza energetica, passati i primi tre giorni dell'inizio della settimana, che veramente erano bruttissimi, e adesso, fine settimana, ci ritroviamo ad avere una grande forza. E vabbè. Allora, per il segno del cancro, cosa accadrà nella settimana dall'11 al 17 aprile 2022? Cosa dovrà sapere il segno del cancro per questa settimana? 11, 17 aprile 2022, cosa accadrà per tutti gli amici del segno del cancro in questa settimana, dall'11 al 17 aprile 2022? Chiedo per favore sempre, solo ed esclusivamente la verità, a te creatore, agli angeli e agli arcangeli, di rispondermi. Cosa accadrà per il segno del cancro dall'11 al 17 aprile 2022 in 5 carte, per favore? Grazie. Amici del cancro, e là, allora, è da capire queste due figure, 10 di coppe rovesciato e 10 di denari, 10 di denari, cosa vogliono dire? Chi siete, ok, voi? Il nostro 10 di coppe rovesciato si trova in questo momento con un umore debole. Ha dei comportamenti che non vanno sicuramente per qualcosa. In questo momento il 10 di coppe rovesciato non è disposto ad avere dei confronti con qualcuno. Non è una persona che in questo momento ci si può affidare. Potrebbe essere comunque in qualsiasi campo lavorativo, relazionale, in qualsiasi. Segue questa carta da un 5 di coppe. Questo 5 di coppe parla di novità, nuove novità, belle novità, nuove strade che si aprono, che sono da percorrere, che magari all'inizio vi sembrano un po' durette, però in realtà portano semplicemente a delle grandi vittorie. Per qualcuno potrebbe essere anche, si può parlare anche di eredità oppure di soldi in generale o di lavoro, ok? Diciamo che il 5 di coppe è una carta comunque positiva, dove parla di un qualcosa all'orizzonte di buono, ok? Che comunque arriva. E voi probabilmente vi sentite comunque indeboliti emotivamente, perché cercate di arrivare a quelli che sono i vostri obiettivi, ma ancora non vedete la luce. Tranquilli, perché ci arriverete senza problemi. Il 4 di coppe rovesciato parla di una mancanza di chiarezza, quindi dovete cercare magari di capire la situazione, perché è ancora poco chiara. Cos'è che in realtà vi fa star male, inquina il vostro sentimento, la vostra vita, cos'è che vi rende comunque deboli? Riceverete, ripeto, delle novità, assolutamente. Abbiamo un 5 di denari rovesciato che parla di una certa difficoltà
nel raggiungere quello che è il vostro obiettivo. Ma non vi preoccupate, come vi ho detto, perché comunque siete sulla strada giusta per arrivare a quelli che sono i vostri obiettivi, perché abbiamo un 10 di denari dove mira ad avere comunque un, tra virgolette, concedetemi il termine, un successo, una sua vittoria, a raggiungere comunque sia un suo obiettivo, con un 2 comunque sia di denari, che tra parentesi è anche al dritto, che parla di un eventuale congiungimento amoroso, di un'eventuale soluzione, ok, di una certa questione magari economica, lavorativa. Quindi state tranquilli perché ci riuscite senza problemi. Vediamo come mai questo 10 di coppe, questo 10 di coppe rovesciato. Andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Allora, vi sentite in questo modo perché avete dei dubbi, dovete prendere una decisione, dovete prendere e non ci riuscite. La situazione per voi è ancora altalenante, quindi per questo motivo vi sentite indeboliti, ma non vi preoccupate perché comunque sia, come vi ho detto, a parte che abbiamo doppia coppia, anzi tripla, 5 di coppe, 5 di bastoni, novità, 5 di coppe, 5 di denari, novità, 5 di denari, 5 di bastoni, comunque nelle novità. Le novità comunque le avrete. Come vi ho, a fondo mazzo, scusatemi, altrimenti facciamo confusione. A fondo mazzo abbiamo comunque un 5 di bastoni rovesciato che parla, certo, ci sono ancora delle sofferenze. Ecco perché voi avete dei dubbi, dovete prendere una decisione, non ce la fate, la situazione è ancora così, emotivamente vi sentite ancora giù. Ma non vi dovete preoccupare perché, come vi ho detto, ci sono degli affari di cuore che si concludono, affari lavorativi che si concludono al meglio, ci sono delle novità che comunque sia sono ottime, sono buone, ci sono delle nuove strade che potrete percorrere che magari all'inizio sembreranno dure ma vi porteranno a delle grandi vittorie. Quindi dovete stare semplicemente tranquilli e attendere quelli che sono i momenti giusti. Andiamo a chiedere, ma giusto perché voglio sapere qualcosa in più, più informazioni sul 5 di coppe, quindi chiedo una carta per avere più chiarimenti, vediamo di quali nuovi inizi o di quale arrivo, di che genere di novità positive ci vuole dire questa carta, ci vuole parlare questa carta. Ah, che bello, che bello, che bello, sì, c'è un qualcosa comunque di buono, ripeto, di positivo, abbiamo il 9 di denari, il 9 di denari che quindi mi conferma il 5 di coppe, che siete sulla strada giusta per arrivare a quello che volete, ok? Ci sono nuove opportunità di guadagno, lavorative, anche di relazioni, ok, per chi eventualmente è in cerca di qualcuno, oppure per chi vuole comunque eventualmente vuole dedicarsi comunque a una storia. Quindi mi conferma assolutamente questo. Certo, ripeto, la situazione è un po' bloccata, ok, ci sono ancora dei piccoli problemini che, ripeto, devono essere risolti, ma c'è un'evoluzione nel miglioramento. Dovete soltanto attendere, ok, non il tempo giusto, dovete risolvere quel qualcosa che avete magari lasciato indietro o che deve comunque sia essere risolta. Abbiamo il 4 di coppe rovesciato, andiamo a fare ulteriori chiarimenti su questo 4 di coppe rovesciato. Una carta soltanto per maggiori informazioni. Può
può sembrare la situazione, ok, lì dove avete poca chiarezza, può sembrare, e magari vi potreste sentire giù di morale anche lì dove si presenta, ok, un qualcosa di buono, che per voi, secondo voi, sembra magari duro, difficile, ma ripeto, non vi preoccupate. Abbiamo un asso di bastoni dove parla proprio di un nuovo inizio, un qualcosa di bello, fertilità, qualcosa che sconfigge comunque quelle avversità, quelle problematiche. Cioè, quindi dovete veramente stare tranquilli e dovete godere dei momenti. Il momento può essere alto, può essere basso, come mi parla il 6 di denari, che la situazione potrebbe essere comunque altalenante, ma godetevi quei momenti positivi che arrivano, perché ripeto, siete sulla strada giusta, dovete soltanto aspettare che il tutto poi dopo procede. Fate attenzione a qualche problematico, ripeto, qualche problematica, scusatemi, a livello lavorativo, oppure fate attenzione proprio ai vostri soldi, a non spendere, perché comunque vi possono magari servire per il pagamento di qualcosa. E adesso andiamo a chiarire il 5 di denari rovesciato. Un attimo. Allora, novità innanzitutto, perché abbiamo una coppia di 9, quindi qualcuno che vi comunica qualcosa o una novità che ancora vi arriva. Queste potrebbero essere comunicazioni sotto qualsiasi punto di vista, e qui ci può essere qualcuno che si fa sentire, che vi comunica proprio qualcosa a voce. Il 5 di denari, ragazzi, credetemi, non ce la faccio più a parlare, parla comunque sia di un'attesa, quindi voi proprio attendete un certo tipo, una situazione, un momento, un qualcosa di bello che sapete che vi deve arrivare, siete fermi, vi siete fermati da dire ok, va bene, che la situazione si risolva. E attendiamo, vediamo dove può arrivare questa situazione, proprio perché si va a creare un certo tipo di difficoltà, ok? E questo fermarvi e attendere può causare comunque anche una discussione con qualcuno, oppure eventualmente un allontanarvi da qualcuno, perché c'è qualcosa che a voi non vi è chiaro, ok? Fate attenzione però ad aprire le orecchie quando qualcuno vi comunica qualcosa e a stare attenti alla situazione, cioè fate anche attenzione comunque a questo. C'è proprio un, come posso dirvi, cioè su determinate situazioni, ok, c'è proprio qualche discussione, dove c'è un qualcosa sotto comunque di negativo, quindi qualcosina dovete ancora attraversarla. E il 9 di bastoni parla, magari, ecco, qualcosa vi viene comunicato di un qualcosa che non vi piacerà, quindi potreste venire a sapere un qualcosa inerente magari a una relazione e quindi la fate saltare. Oppure si parla di separazione, divorzi o, ripeto, licenziamenti, e quindi c'è qualcosa che va sistemato, va proprio sistemato. Ripeto, aprite gli occhi. Voglio chiedere ancora una carta per il 5 di denari rovesciato, quindi voglio ancora ulteriori informazioni su questa carta, voglio sapere di più. Ragazzi, credetemi, dovete affrontare ancora un altro po', però anche per voi l'oroscopo di questa settimana non è proprio brutto. Da quello che vedo sinceramente dalle carte, dall'apertura delle carte, non è in realtà brutto. Dovete semplicemente affrontare qualche situazione, ok, che non va. Magari anche qualche presa in giro, ok?
Sì, qualche presa in giro, qualcuno che magari vi ha detto un qualcosa per un altro, e quindi voi siete là in attesa da dire: ok, vabbè, aspetto, mi fermo, aspetto e vediamo come volge la situazione. La situazione volge, ripeto, con qualcuno che si allontana, con delle discussioni, con delle separazioni, chiarire magari in una separazione come devono procedere comunque le cose. Questo mi dice ancora, ecco, in questo momento mi parla proprio di questo, di dispiaceri. Non vi aspettate su determinate cose, non vi aspettate che qualcuno si possa comportare in un determinato modo, ok? Questo è il vostro oroscopo settimanale. Magari ci potrebbe anche essere qualche gelosia, qualche blocco, ok? Ma non vi preoccupate, perché ricordatevi che avete il 5 di coppe con il 9 di denari, quindi date tempo al tempo perché siete sulla strada giusta per come vi state comportando e state agendo. Anzi, meno male, per fortuna. Questo è il vostro oroscopo settimanale. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale e a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Vi auguro comunque un buon fine settimana, ok? E vi raccomando, da lunedì in poi aprite quegli occhietti. Grazie e se vi piace il video potete mettere un mi piace se volete.